Un passo in avanti per i bimbi autistici. Il giorno dopo il caso del bambino autistico escluso dalla recita natalizia in una scuola del Napoletano, ad Avellino oggi è stato firmato il protocollo operativo per l'integrazione scolastica degli studenti disabili affetti da autismo. Il protocollo è stato firmato questa mattina nella sala pastore dell'ASL di Via degli Imbimbo. Con questo protocollo l'obiettivo che ci poniamo è appunto quello di garantire un percorso educativo univoco per i bambini e i ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico, quindi garantire il diritto allo studio. Quindi abbiamo immaginato un percorso dove non è soltanto la semplice sottoscrizione di un protocollo, ma bensì l'impegno pubblico affinché ognuno svolga il proprio ruolo in maniera efficiente ed efficace, affinché questi bambini non siano mai ultimi, ma che li possiamo accompagnare dall'età dai 0 anni fino all'età adulta. Io ritengo che oggi è una giornata importante perché finalmente le istituzioni si sono messe insieme, le associazioni stanno condividendo questo percorso, quindi diciamo che non sono soltanto chiacchiere, ma finalmente possiamo parlare di fatti, quindi andremo a concretizzare quello che è l'obiettivo che tutti da tanto ci stavamo aspettando.